Beh, però il programmino qua. Sì, sì, bello, bello. E sono proprio bravi questi pazzi. Ma lui si venuto qua allora perché non che andava a televisione casa? Sì, da che stava funzionando si è spenta all'improvviso. E mi hanno detto che in questa zona ci sono dei cortocircuiti. Davvero? Sì, ma me mi metto su una chicaretta di caffè, via, che c'è così tanto che conoscevo. Grazie, grazie. E mi dica a Peppe. No, 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 dica Memo. Dai, dica Memo. E mi dica Peppe. No, no, dica Memo. Dai, dica Memo. Gina, te metti sì, un'altra volta il braccio, fa su buso in te l'orto, te metto sotto qua la testa, se penso tutto a so fuori, so che sa la te e piso anche a sola, va bene? Che carattere che ti vuoi? Io le tasa sempre, ma io anche a co te parli, tasi. Picciaro è così come sei, come a dirti. Va bene, ti ho riavuto. Mi scusi, ma c'è sempre stata una gran ciacolona. Tutte le donne sono uguali. No, questa le batte tutte. Sì. Anche questa qua, cosa c'era sogna, domenica si andava al Lido. Ah, al Lido. Al Lido. Al Lido. Ah, supermercato al Lido, al Lido di Venezia. Che pronuncia e voi altri che non avete capito. Volevo dirti che da quanto che acciacoeava, se tornava a casa la sera, aveva la lingua abbronzata. Che simpaticone, Memo. Che ridi, è la verità questa. Ma pensa che una volta non riuscivo a parlare per 2 settimane. No, e come mai? Che non volevo interromperla. Che ridi, è la verità questa. Già. Ma ti senti anche a te, vero? Una puzza! Un odore come de... Come de... Teatro dei pa-